Moscow Diaries quest'oggi gasatissimo, è uno dei giorni più importanti dell'anno, il paese si blocca completamente. È il 9 maggio 2019, il giorno della grande vittoria, Dien Veliki Pobiedi. Urrà, 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 urrà! Vai Dio! E dunque, come al solito, contestualizziamo la giornata. Il 9 maggio è il giorno in cui in Russia si festeggia la fine della Seconda Guerra Mondiale. Noi in Italia festeggiamo il 25 aprile, che è il giorno in cui siamo stati liberati, diciamo. Loro festeggiano il 9 maggio, che è il giorno in cui i nazisti si sono arresi e hanno firmato la capitolazione contro l'Unione Sovietica. A essere puramente precisi, in realtà è successo l'8 maggio questa cosa, però era tipo intorno alle 11:30 di sera in Germania e quindi qui in Russia era già il 9 maggio. Quindi per una questione di fuso orario, il Dien Veliki Pobiedi, cioè il giorno della grande vittoria, si festeggia il 9 maggio. Di tutte le feste del calendario russo, verosimilmente il 9 maggio è la più importante di tutte. Non ho modo di spiegarvi in questo video perché è così importante, perché è un argomento molto complesso e questo è il motivo per cui vedete parte 1. Ci sarà una parte 2 dedicata esclusivamente a questo approfondimento, però oggi voglio farvi vedere che cosa succede in città il 9 maggio. Tanto per cominciare, se siete un po' attenti, vi state rendendo conto che io sto camminando in mezzo alle strade del centro senza nessun tipo di problema. Non c'è nessuno in giro, non c'è nulla, le strade sono completamente bloccate. Poco fa in macchina siamo passati su via Arbat, che era completamente libera. Vi assicuro che è uno shock vedere quella strada completamente vuota. E ai lati della strada stavano iniziando ad ammassarsi le persone, perché tra poco da quella strada passerà la grande parata militare, che è il grande evento della giornata sostanzialmente. Alle 10 del mattino inizia questa grande parata militare che sfila per tutte le vie del centro fino ad arrivare in Piazza Rossa, dove ci saranno tutti i politici, ci sarà Putin e chi più ne ha più ne metta, in quella che è verosimilmente la più colossale celebrazione dell'orgoglio popolare russo nel corso dell'anno. Attenzione, attenzione, serissimo rischio che il vlog vada completamente a bagage, perché noi avevamo un'amica che ci aspettava su un appartamento che stava proprio sulla Tverskoy Boulevard, dove c'era tutto il... dove passava la parata, solo che stava sul lato opposto rispetto a quello da dove siamo arrivati noi, e la polizia ha chiuso le strade alle 4 del mattino e quindi siamo bloccati, siamo per strada, stiamo cercando un posto dove poterla andare a vedere così da bordo pista, mettiamola così, ma non è che sia così semplice, la parata è già iniziata e siamo un po' nelle canne. Allora, forse in qualche modo l'abbiamo salvata, siamo riusciti ad arrivare sulle barricate. Sta arrivando la parata tra poco. In questo momento la stavamo guardando sul cellulare di Sati in diretta. Allora, questo è il classico vantaggio di essere a fianco alla celebrity. Diciamo che, visto che c'era Sati, ma certo, prego, accomodati. Mi hanno fatto spazio qua sopra, su questo, diciamo, sul muretto del sottopasso pedonale. È uno dei posti più pericolosi che esistono, perché, cioè, se io scivolo di un centimetro indietro, il video finisce qua e non solo il video. Però la parata dovrebbe arrivare da quella direzione lì e poi andare in quell'altra direzione. Ovviamente Sati ha dovuto mercanteggiare con un po' di foto con i followers qui vicino per... Però insomma, sono state ben spese, assolutamente. Ma la vera domanda è: perché vogliono tutti farsi la foto con lei e con me nessuno? Cioè, ma voi vi rendete conto che c'è il famosissimo, l'illustrissimo, il celebrissimo travel photographer Stefano Tiozzo qua? Cioè, non ho capito. А почему все хотят сделать фотки с моей женой, а не кто со мной? Почему? Скажите. Я с вами буду тоже делать. Почему? Вот я с вами сфотографирую. Вы понимаете, как грустный жизнь у меня? Всегда, когда я гуляю на улице с женой, люди всегда хотят сделать фотки с ней, а со мной никто. Это я вас сфотографировал. Один раз сфотографировал. Lui ce l'ha fatta la foto, grande. Allora, intanto vi spiego come funziona. All'inizio in Piazza Rossa passano i soldati in marcia, diversi reggimenti dell'esercito, varie tipologie, ma qui sulla strada, sul percorso della parata, passano solamente i mezzi motorizzati, che da cosa ho capito stanno per arrivare. Sento, eccoli là, stanno arrivando. Thank you.
Ok, finita la parata militare, che finisce con la parata dei veicoli che puliscono, tra l'altro organizzatissimi, uno per corsia, precisi per pulire la strada dal passaggio dei mezzi militari, che tra l'altro devo dire un appunto alla motorizzazione di questi mezzi, perché cioè al passaggio di uno di questi c'era un puzzo di gasolio, di benzina incredibile, saranno tipo euro meno 40, sai? Però logicamente sono mezzi da guerra, non sono mica mezzi per la mobilità cittadina smart e moderna del XXI secolo. Due parole sul 9 maggio e sui festeggiamenti. A scapito del fatto che appunto è la festa principale russa, non è che si è sempre festeggiato in pompa magna. In particolare negli anni subito dopo la guerra non si festeggiava tantissimo, poi durante i tempi dell'Unione Sovietica a un certo punto è diventata un grande momento di glorificazione patriottica. Poi negli anni 90 si è praticamente fatto molto poco. Chi ha riportato in auge i festeggiamenti del 9 maggio è stato Putin, che ovviamente, come tutti voi sapete, ha incentrato gran parte della sua attività politica nel risveglio dell'orgoglio nazionale russo, I festeggiamenti del 9 maggio puntano ovviamente a questo. In particolar modo dicono che la parata militare più bella di sempre sia stata quella del 2015, perché ai tempi non solo c'era appena stata la questione dell'Ucraina nel 2014, non solo c'erano appena state le sanzioni dell'Unione Europea, ma erano i 70 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale, per cui un insieme di cose ha fatto sì che la parata di quell'anno fosse particolarmente strepitosa. Vi metto il link delle immagini della televisione russa in descrizione se ve la volete guardare, anche perché la parata che vi ho fatto vedere oggi è stata un pochettino monca per via del fatto che a causa del tempo non bellissimo hanno annullato il passaggio delle frecce tricolori, quindi dell'aviazione, perché c'era anche quello ovviamente da far vedere, solo che oggi non sono passati. La cosa ironica è che appena finita la parata dei veicoli militari è uscito il sole, c'è un tempo perfetto, quindi come gli ha fatto proprio uno sgarro alla storia delle frecce tricolori. Comunque qui su Tverskoi Boulevard adesso, fino ancora per un po' di ore, va avanti tutta una processione di persone che portano le immagini dei parenti morti in guerra, nonni, bisnonni o chi per loro. Molto toccante, devo dirvi la verità. E noi in teoria la parata la dovevamo vedere da un balcone di quelli là, solo che questa strada era completamente bloccata e noi eravamo di là e non c'era modo di attraversare la strada in nessun modo, neanche attraverso i sottopassi. Eccoli qua. Questa la conoscete tutti? Ma sulla musica ci arriviamo dopo, perché ovviamente Stati avrà un concerto stasera. Sono sul balcone della casa di una mia amica qui su Tverskoi Boulevard, che è dove in teoria io e Sati dovevamo venire a vedere la parata, con una bellissima vista sulla strada dove passavano i carri armati, però alla fine non ci è andata neanche poi troppo male di là, insomma, a bordo strada. Come vedete il centro di Mosca è completamente bloccato per tutto quello che è la giornata di oggi, ma ci sta, dopo tutto è un giorno festivo, la gente non lavora. Il problema è che sta benedetta parata non è che la fanno solamente il 9 maggio, ci sono tutte le prove da fare prima, e in diversi momenti delle due settimane precedenti al 9 maggio, quindi diciamo dal 20 aprile in poi, così grossolanamente, occasionalmente il centro viene completamente chiuso senza preavviso per fare le prove della parata, e questo crea un casino incredibile, perché lo fanno nei giorni feriali, quando la gente lavora. La settimana scorsa, quando c'è stato il mio tour qui in Russia, col mio gruppo eravamo a Mosca e a un certo punto è arrivata la notizia che la Piazza Rossa e il centro erano completamente chiusi e i tempi di percorrenza da una parte all'altra della città sono aumentati di un'ora, tipo, ma una roba completamente pazza, anche perché, vi ripeto, lo fanno nei giorni feriali e senza preavviso, e oltretutto tutte queste prove hanno un costo pazzesco. Io l'altro giorno le ho viste le frecce tricolori passare sopra la città, perché mi trovavo in strada e le ho viste passare, no? Quindi voi immaginate il dispendio di energie, il dispendio di risorse, quanti soldi
soldi buttano per fare questa parata, per fare questa organizzazione dei festeggiamenti del 9 maggio, no? Il che ci porta ovviamente alla nota dolente e politicamente scorretta, cioè che molta gente è palesemente contraria alla parata del 9 maggio perché è un grandissimo spreco di energie, crea problemi logistici nella città e, ripeto, fa buttare via un sacco di soldi che lo Stato potrebbe idealmente dedicare alle pensioni, che sono un grandissimo problema sociale qui in Russia, o alla gestione dei poveri, anche perché considerate che i veterani di guerra, quelli che sono rimasti, ovviamente ce ne sono più pochi, molti di loro fanno una vita misera, sono in condizioni di estrema povertà perché appunto la pensione che ricevono è minima. Dovrebbero ricevere dei soldi da un fondo governativo per i veterani di guerra, ma per via di giri strani di corruzione molto spesso questi soldi a loro non arrivano. Durante il 9 maggio vengono trattati come degli eroi, gli pagano il biglietto aereo per venire a Mosca, gli pagano il pernotto, insomma li trattano con tutto rispetto, ma durante il resto dell'anno no. Ma alla fine della fiera tutto il mondo è paese, questa è la classica ipocrisia che sta dietro qualunque parata militare in qualunque parte del mondo, che sia Cina, Corea, Russia, America, Italia, non importa, perché alla fine sono eventi pensati per sostenere un gioco mentale, uno show off internazionale per mettere paura a chi in teoria potrebbe mettere paura a noi, cosa che ovviamente in Russia è quanto mai importante dopo la faccenda dell'Ucraina, dopo le sanzioni internazionali, insomma, dopo che tutto il mondo sembra aver con i russi, diciamo, no? Quindi da un punto di vista di politica internazionale può avere il suo senso, però è la storia più vecchia del mondo. Nel frattempo siamo venuti a fare pranzo dai nostri amici e la TV russa, sul primo canale, l'equivalente della loro Rai 1, sta facendo vedere dei film di guerra, perché ovviamente questo è il tema della giornata, no? Fino all'una e qualcosa hanno fatto vedere le immagini della parata, adesso pausa fino alle 3, perché poi dalle 3 inizia la vera e propria processione della... come si chiama? Bezmierny Polk, eh? Di questa Bezmierny Polk, cioè tutta la trafila di persone che hanno dei parenti morti in guerra. Non dimenticate che i russi hanno perso 27 milioni di persone durante la seconda guerra mondiale. Allora, la TV adesso sta facendo vedere delle immagini prese da diversi punti della città dove ci sono tutte le persone radunate in attesa di far partire questa processione, no? Ascolta, Celevektan, la TV non dice un numero preciso, dicono circa centinaia di migliaia di persone, ma non si sa quante centinaia. Как раз посередине между Маяковской и Белорусской. И мне вот удалось недавно найти письма с фронта, которые были вот в заброшенном доме. Молодец, скажи, ты сказал, что это твой дедушка, правда дедушка, не прадедушка? Прапрадедушка. Мама, помогайте, помогайте. Это наш прапрадедушка. Прапрадедушка. Его прапрадедушка, мой прадедушка. К сожалению, с войны он не вернулся. Очень долго он считался пропавшим без вести. И вот буквально только лет 5 назад нам сказали, где действительно он погиб. Для нас это герой нашей семьи. Действительно, эмоции, это очень эмоциональный день. Ok, sono sceso in strada per farvi vedere un po' da vicino com'è questo Bezmierny Polk. Qui alla televisione hanno appena fatto vedere dei dati ufficiali dell'anno scorso. Nel 2018 in tutta la Russia 10 milioni e mezzo di persone sono scese in piazza per questo tipo di manifestazione, cioè camminare con le immagini di qualche nonno o bisnonno morto in guerra. Sono tantissime persone, cioè 10 milioni e mezzo. E non è che la Russia sia abitata da chissà quanti miliardi di persone, non è la Cina né tantomeno l'India. Cioè, è una percentuale altissima della popolazione di un paese che è scesa in piazza per fare questa processione. Pazzesco! Una prima parte del corteo che è già arrivata in Piazza Rossa. In questo momento la TV sta trasmettendo le immagini di Putin con il suo parente in guerra morto. Ma qua continua a esserci un sacco di gente. E ce ne sono ancora decine e decine di migliaia. Non ho mai visto un assembramento così grande di persone. Sono
le 4, la processione è iniziata da un'ora. Qua alla televisione stanno facendo vedere le immagini dall'aereo, guardate là quanta gente che c'è ancora, è impressionante, è un fiume di persone, ma un fiume vero, non finisce più. Cioè, guardate qua, questa è tutta Tverskaya ulica, che è dove siamo noi, guardate fin laggiù è pieno di persone. Cioè, queste sono tutte persone in fila, fin laggiù, è impressionante. La giornata si è un po' incupita con l'arrivo di un grande temporale che, insomma, ha disperso un pochettino la folla, però non so bene che fine abbiano fatto quelle centinaia di migliaia di persone. Comunque noi siamo venuti a casa, anche perché la nostra giornata non finisce qui ma continua. Prima di andare avanti, due considerazioni veloci su quello che è stato fino adesso. La parata militare, devo dirvi la verità, mi ha messo una grandissima tristezza, perché al netto della, insomma, della pompa magna, del fatto che obiettivamente vedi delle cose strane, però insomma, vedere sfilare tutti questi strumenti pensati per uccidere migliaia e migliaia di persone è triste da qualunque parte la si guardi, secondo me, soprattutto perché gran parte delle armi che sono passate erano armi nucleari, perché non dobbiamo dimenticarci che le parate militari di oggi rispetto a quelle di 50-60 anni fa hanno questo problema in più, che ci sono delle armi di distruzione di massa che davvero bisogna pregare in qualunque lingua che non vengano mai utilizzate in nessun conflitto, ecco. Diversa è invece la sensazione che mi ha dato il Bizmierny Polk, cioè il reggimento degli immortali, se vogliamo tradurla letteralmente, perché è davvero sconvolgente vedere la quantità di persone che partecipano a questo evento e soprattutto il grado di coinvolgimento. Cioè, la maggior parte delle persone in quel corteo erano persone realmente commosse, realmente contrite, cioè pur parlando di parenti magari che la maggior parte di loro non ha neanche conosciuto. Cioè, tu guardi la televisione e vedi intervistare dei bambini di, non so, 10-15 anni che parlano del loro trisnonno e ne parlano con le lacrime agli occhi. Cioè, se io penso di dover parlare in televisione del fratello di mia nonna che è stato nei campi di concentramento, sì, ne parlo con rispetto sicuramente, ma onestamente non mi viene da piangere in diretta televisiva. Non lo so, noi europei non abbiamo questo legame così viscerale con le persone che sono morte in guerra, così come ce l'hanno i russi. È una cosa che è molto difficile da comprendere fin quando non lo vedi con i tuoi occhi. E di fatto, se guardate le celebrazioni per l'anniversario della fine della guerra, in tutta Europa sono molto più pacate rispetto a quello che accade qui. Per quanto questa tradizione del reggimento degli immortali sia una cosa piuttosto recente, l'hanno inventata solamente nel 2011 se non sbaglio, e peraltro in una città della Siberia, a Tomsk, e poi da lì è diventata una tradizione internazionale, ma proprio a livello mondiale, dove nel 9 maggio tutti i russi in tutto il mondo organizzano queste processioni portando le immagini dei loro parenti che hanno fatto la guerra. Però per i russi in tutto il mondo, non solo in Russia, è estremamente importante partecipare a questa memoria condivisa di questo grande episodio tragico della loro storia che in qualche modo li ha uniti tutti e li unisce tutti ancora oggi. Dal canto mio, sinceramente, non penso di aver mai visto nulla di simile, cioè se io non ho mai assistito a un tale raduno di persone con un singolo scopo. L'unico paragone che mi viene in mente sono i pellegrinaggi in India, tipo il Kumbh Mela, che raduna 10, 20, 50 milioni di persone ogni volta che accade, no? Però è diverso, perché parliamo di un paese estremamente più popoloso, dove il sentimento religioso è la cosa più importante che esista, no? Quindi davvero è molto difficile fare un paragone nel mondo occidentale con quello che si vede qui in Russia nel giorno della grande vittoria, ma di questo parleremo poi nel secondo episodio. Adesso è il momento di parlare di musica, perché ovviamente in tutta la città pullulano concerti per ultimare le celebrazioni della giornata, e Sati deve cantare questa sera in quel palco laggiù, nel parco di Mitina, che è una frazione periferica di Mosca. Sati sta facendo il riscaldamento vocale e nel concerto deve per forza cantare tre canzoni di guerra, che possono essere l'equivalente, diciamo, della nostra Bella Ciao o delle canzoni dei partigiani, diciamo. Какие песни ты споешь сегодня? Синий платочек, Сережа с Малой Бронной и Катюша. Катюша, quindi canta Катюша, Москвичи, che è una canzone, la mia preferita tra l'altro. Sono le canzoni che ho utilizzato come colonna sonora del video sulla metro di Mosca, tra parentesi, cantate da lei. А какая твоя любимая? Москвичи мне тоже. В полях на выслосонной лежат зире зимой трой. Сережка с малобронной. Сережка с малобронной.
E così finisce anche il concerto coi suoni peggiori della storia di Mosca. Ma vabbè, era festa anche per il fonico, diciamo la verità. Anyway, festa bellissima, giornate di festeggiamenti intensi. Qua la prendono molto, molto sul serio, come potete immaginare. In general, very patriotic and very strong feeling of love, proudness and respect. Gasati. But at the same time, I had that sadness during that the technique parade, because I was thinking, all the weapons and yes, weapons. What if they ve lo dicevo prima anche io. Start to cioè, tutti questi carri armati giganteschi, ma se dovete immaginarveli quando fanno quello per cui sono stati costruiti, cioè uccidere persone, è brutto. The very sad thing that almost all world, not only Russia, they are making weapons, they are making, they are spending billions dollars, euros, each country. Pensate che solamente la parata militare è costata qualcosa come 15 milioni di euro. Pensate quante cose si possono fare con 15 milioni di euro. Figuratevi quanto può costare un giorno di guerra in giro per il mondo. Avevo detto che con il costo di un giorno di guerra si possono costruire un sacco di ospedali, ma si prendessero un giorno di ferie. Ecco, viene da pensare questo comunque in giornate di questo tipo. Ad ogni modo, 74 anni fa la Russia, e non solo la Russia, usciva da un incubo terribile, dal peggiore incubo del Novecento, che è la Seconda Guerra Mondiale. È giusto festeggiare, perché è giusto che ricordare ciò che è stato nella speranza che non accada più. Credo che sia anche giusto festeggiare in maniera intensa come fanno i russi, perché più intenso è il ricordo e minore, mi auguro, è il rischio che si ripetano certe situazioni. Ma ad ogni modo resta la domanda principale alla fine di questo video, cioè come mai in Europa non sono così tanto attaccati ai festeggiamenti della guerra rispetto a quello che accade qui in Russia? Perché ci tengono così tanto? Come mai sono così super ultra mega gasati con i festeggiamenti del Dien Pobiedi? Questo ve lo spiego nel prossimo episodio, perché è un argomento che non può essere liquidato in 3-4 minuti, ma necessita una trattazione molto 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 dilungata. Quindi preparatevi a un giga pippone storico sociale a tema Velika Отечественная война. Velika Отечественная война. Per oggi la festa è finita ed è un giorno come un altro a Mosca. Это день победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость. Comunque ti gasa, со слезами на глазах. Anche se non capisci le parole. День победы. День победы. День победы. Ci sta.